Peterson, il tuo primo pensiero? È un sogno. Guanti! Meglio di così non poteva andare. Sarà un'impresa. Alla gol del Napoli ci hai creduto ugualmente? Sì, è capitato nella domenica giusta. Partita durissima, un Inter che voleva a tutti i costi vincere oggi contro il Napoli nella settimana del Milan. Sì, in effetti non avevo dubbi che il Napoli si presentava con questo orgoglio e con queste loro capacità. Forse nel primo tempo meritavamo il gol e forse la partita poteva anche andare in discesa, l'abbiamo trovata decisamente in salita. Credo che la partita forse poteva anche valere il pari, però questa vittoria premia un'annata di questi ragazzi. Un Inter, due aggettivi per questa Inter. Beh, io direi fantastica. E basta. E basta. E Trapattoni? Trapattoni è un allenatore. Zio, Walter ha vinto la scommessa col presidente, il vostro presidente ha smesso di fumare. Sì, e ce ne sono troppo contento. Lo aspettavo da 8 anni e finalmente sono riuscito. Un pubblico meraviglioso oggi, grandissimi, tutti. Bellissimo, davvero. Un Inter in cui si sprecano gli aggettivi, fantastica, diciamo che forse non basta. Oggi forse non abbiamo giocato la mia partita, ma col cuore siamo riusciti a vincere questa partita. Adesso non ci rilasseremo, cercheremo di battere il record sicuramente. Campione d'Italia, un campione che lascia malincuore forse questa Inter dei record. Ma credo che questa è una bella soddisfazione. Lo potete vedere voi, che grande gioia per me e per tutta la mia famiglia. Credo anche per i tifosi interisti che oggi abbiamo fatto una grande partita. Ma lascerai veramente l'Inter a questo punto? Ma quello che conta è questo qua. Questa felicità credo che nessuno me la leverà. Aldo! Capocannoniere, record dell'Inter, record su record, ma dove vuoi arrivare? Sei già in alto. Bastano, sono ancora 4 partite. Adesso godiamoci questo momento, poi ci penseremo fra qualche giorno. Un Inter che ha lottato con i denti, con l'arcata sopraccigliare, con tutto. Oggi eravamo sotto di un gol e si stava mettendo male. Di fronte al nostro pubblico volevamo vincere lo scudetto qui. Ci siamo riusciti proprio con stringendo i denti e con una grande prova di carattere. A scatenare questo ritaglio di finimondo, durato un giorno e una notte, a Milano e non solo a Milano, è questo gol finito nella porta del Napoli alle 18.09 di domenica 28 maggio. È l'84esimo minuto di Inter-Napoli. Il piede che spara il proiettile è di Lothar Matthaus. Il gol scudetto è il 58esimo di una luccicante mirabolante serie. Una serie iniziata il 9 ottobre sul campo dell'Ascoli. Un'esplosione di gol che ancora non è finita. So tough, we've been so close to giving up. Hey, but a love so strong, yeah, we keep holding on, yeah, to what we got. Ooh, it's easier
Through the tears, you and I,
I difficili anni 80 dell'Inter. 9 anni di sofferenza prima del trionfo. You're right on the one, baby. Yep, we made it. We're out of here.